Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a lavorare al pacco numero 3 della Lotus Esprit di Agora Models. Allora, questo pacco numero 3 contiene i numeri necessari per andare avanti a lavorare sul motore, che come vedete era rimasto piuttosto incompleto nelle fasi precedenti del montaggio, quindi sicuramente c'è un bel po' di lavoro da fare. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito il montaggio. Iniziamo con il numero 17. Qui ci sono pochi pezzi, ma comunque importanti per proseguire. Allora, andiamo a prendere questa struttura all'interno della quale andiamo a appoggiare questo pezzo. Vedete, dovrebbe entrare, ecco, con le parti rivolte verso l'alto. Allora, qui andiamo a mettere due viti DS05 che vanno fissate in questo modo, vediamo. Allora, il pezzo era uscito, così invece dovrebbe, perfetto, entrare alla perfezione. E andiamo a mettere anche la seconda vite. Vediamo un pochino, una avanza. Abbiamo sempre delle viti di scorta, quindi facciamo attenzione a non perderle per lavori futuri o per, diciamo, qualsiasi tipo di manutenzione che dobbiamo fare, potrebbero sempre tornarci utili. Allora, questo altro pezzo invece andiamo a vedere di inserirlo qui in questa cavità. L'unica cosa è che bisogna assicurarsi bene del verso. Allora, a me sembra che questo debba entrare in questo modo, ma mi sembra che la plastica sia leggermente, ecco, forse così, perfetto, così dovrebbe essere entrato. E abbiamo completato rapidamente questo primo numero. Con il numero 18 andiamo avanti, cominciamo a ricevere i pezzi del blocco motore e del collettore di scarico. Allora, intanto apriamo le viti PS02 che ci servono subito e allora recuperiamo questo pezzo dai montaggi precedenti e ci installiamo dentro questo pezzo qui, che andiamo appunto ad avvitare con queste due viti. Allora, andiamo a mettere intanto la prima, così il pezzo si fissa in posizione e non si sposta più. Ottimo, andiamo a mettere subito la seconda vite. Perfetto, eccola qua. Ok, vedete, entra tutto piuttosto facilmente. Dopodiché l'intero blocco con questo pezzo lo andiamo ad inserire qui dove abbiamo lavorato prima, quindi in questo modo, con le viti DS01, che quindi vado ad aprire, ok, e andiamo a mettere. Allora, intanto provo ad avvitarne una, vediamo un attimo. Ok, dovrebbe andare, perfetto, entrato fino in fondo e adesso metto anche la seconda vite qua. Perfetto, vedete, questo è il blocco fino ad adesso. Dopodiché, allora, in questi due punti andiamo a mettere il pezzo ricevuto sempre in questo numero, quindi andiamo a chiudere quasi tutta la sezione e avvitiamo con altre due viti DS01, quindi piuttosto semplice, le istruzioni sono molto chiare, vi ricordo in italiano, quindi chiunque lo può montare. Con il numero 19 iniziamo a montare le pulegge, quindi prendiamo i pezzi. Allora, prima di tutto abbiamo questo pezzo qui sul quale andiamo a mettere questo. Dovrebbe entrare. Allora, vediamo un attimo perché c'è il perno. Ok, perfetto. Vedete che entra così piuttosto facilmente. E poi il tutto lo andiamo a mettere qui sopra, in questo modo. Nella parte di sotto, cioè lo dobbiamo avvitare dopo, però intanto andiamo a metterci anche questo altro pezzettino piccolo qua, in questa zona. C'è sempre il perno che, diciamo, lo fa entrare in maniera forzata, quindi abbiamo questo risultato e poi prendiamo le viti PS02 e andiamo
ad avvitare di sotto. Allora vediamo, vediamo se entrano con facilità. Questa è la prima e questa è la seconda. Andiamo a mettere così, perfetto. Diciamo, questi pezzi sono super buoni, sono fatti molto bene, diciamo, entra tutto praticamente buona la prima. A questo punto, quindi, questi due buchi, questo e questo, li facciamo corrispondere qua e qua. Andiamo in questo modo e si unisce il tutto. Quindi adesso andiamo a prendere una vite DS01 dall'altra bustina e avvitiamo l'unica vite necessaria, quindi qua, e questo è il risultato di questo altro numero. Proseguiamo, andiamo avanti. Intanto taglio due buste contemporaneamente, così ho già questi tubicini semi aperti. Prendiamo tutto il necessario e qui abbiamo i pezzi per l'installazione della pompa dell'olio e distributore e cavi delle candele. Allora tiriamo fuori questi tubicini che hanno delle lunghezze diverse, quindi mi raccomando andiamo a vederli subito. Ce ne dovrebbero essere due, esatto, due lunghi, due più lunghi, due più corti e uno ancora più corto. Allora, quelli più lunghi li andiamo a mettere qua, uno ad uno, inseriti a mano in questo modo. Non sto mettendo colla, voi verificate in autonomia se volete metterci un goccino di Attac, sapendo che poi non li staccate più, quindi diciamo se non è proprio necessario evitate, perché tanto teoricamente si dovrebbero reggere, nel senso che poi una volta che è bloccata tutta la struttura non dovrebbero più muoversi. Poi l'altro tubicino corto lo andiamo a mettere qui nella parte centrale di questo pezzo nero, in questo modo. Così diciamo adesso possiamo prendere tutti i tubicini che vengono da qua e li possiamo andare a collegare appunto su questa parte nera che abbiamo in mano. Allora andiamo a verificare quanto è facile, le istruzioni ci mostrano anche l'utilizzo di pinzette, ma oggettivamente in questo caso specifico non servono. Io di solito le uso sempre per mettere le tubature, ma come vedete le ho messe anche senza. Poi procediamo unendo a pressione questi due pezzi e qui nella parte di sotto questo, vedete, sempre a pressione senza viti. Dopodiché la parte nera che abbiamo lavorato prima, rispettando il verso giusto, l'andiamo a mettere in questo modo, così diciamo la uniamo e dovrebbe rimanere in questo modo. Dopodiché andiamo a prendere questa parte e la portiamo, diciamo, dove sarà la sua posizione definitiva. Quindi facciamo passare tutte le tubature qui sotto in questo modo e andiamo a verificare come bloccare. Diciamo che dobbiamo inserire questi due punti qua dietro, quindi adesso cercherò un attimo di mostrarvelo, vediamo se ci riesco. Ecco qua, perfetto, questa è la posizione in cui portare, diciamo, la struttura. Per il momento rimane così e sarà avvitata in seguito. Andiamo avanti senza perdere tempo con il numero 21, dove riceviamo tanti altri bei pezzetti, tra cui anche le cinghie che poi andremo a montare. Allora, intanto apriamo tutti questi bei pezzi, li mettiamo qui. Allora, apriamo anche l'unica bustina di viti, mi sembra ce ne sia una sola, sì. Perfetto, allora prendiamo questa ruota dentata e la andiamo a mettere esattamente qui dove ci siamo interrotti poco fa e ovviamente andiamo ad utilizzare una delle viti fornite, quindi la inseriamo in posizione, vediamo se ce la faccio reggendo così, sì, ce la faccio, e avvito, perfetto. Ok, questo è stato inserito e quindi diciamo ora non dovrebbe più muoversi. A questo punto poi prendiamo questa ruota dentata che ha qui questo dentino e sopra ci andiamo a mettere questo pezzo piccolo che ha, mi raccomando, un invito obbligato, mentre nella parte di sotto andiamo a metterci questo sempre rispettando il dente. Ok, allora in questo modo. Dopodiché qui andiamo a mettere una vite nella parte centrale qua,
vediamo se entra, perfetto, tutto molto semplice da eseguire. E questo pezzo qui adesso lo andiamo ad unire con questo. Vedete che qui c'è questo pezzo con questo incavo particolare e lo facciamo andare l'incavo nella parte di sotto in modo tale da ottenere questo pezzo più grande, che così com'è andiamo ad avvitare tra qui e qui, in questi due punti. Allora, adesso qua le viti però me le preparo prima. Andiamo a metterle qua in posizione, vediamo, eh. Allora, iniziamo con la prima vite. Entra solo in un verso, quindi diciamo non vi potete sbagliare. Inseriamo questa. Perfetto, questa è entrata così. Prendo la seconda vite e spostando il pezzo nel punto corretto, ok, lo vado ad avvitare. Ora ve lo mostro, guardate che dettagli, veramente tutto molto figo. Poi è rimasto solo questo buchino libero e ci mettiamo questo pezzo. Adesso andiamo a capire come lo mettiamo. Anzi, prima mi preparo la vite, perché sennò poi non riesco a mettere. Poggio il pezzo così e andiamo ad avvitarlo. Vediamo un attimo, se entra. Perfetto. No, non è entrato. Vediamo un attimo, perché va messo, ok, qui nel punto giusto e si avvita stringendo bene. Poi non ci rimane che mettere le cinghie. Allora, quella un pochino più spessa la facciamo passare qua. Vediamo un attimo se riesco. Io quando metto le cinghie ho sempre paura di romperle, perché sapete, un minimo di indecisione nel montaggio c'è sempre, visto che sono degli elastichetti anche piuttosto leggeri, ma insomma vedremo di fare attenzione, ci provo perlomeno, se no in qualche modo farò. Provo a metterla così. Allora, purtroppo, allora, nella parte di sopra non c'è un canale vero e proprio per farla passare, ma rimane piuttosto libera, quindi io vado a prenderla così e la porto sulla ruota. Vedete, l'ho portata in questo modo, non so quanto si vede, ma ok, più o meno dovrebbe essere andata. Dopodiché l'altra la dobbiamo far passare invece tra questo punto che abbiamo messo adesso, questo punto e questo punto, quindi così. Vedete? È entrata, direi, piuttosto bene. Poi abbiamo con il numero 22 il montaggio della scatola dell'aria, che andiamo a prendere. Allora, vediamo un attimo a che punto siamo arrivati. Dunque, ci troviamo, mettiamoci nel verso giusto, siamo qui e dobbiamo ragionare su questi due punti, lavorare più che ragionare, su questi due punti che vanno messi. Adesso io non riesco, ecco, ok, così, perfetto, vanno messi in questo modo e li dobbiamo avvitare con due viti PS14, quindi le prendo e poi le avvito. Quindi metto la prima vite qua, PS14, vediamo, perché non sta entrando, non vorrei che ci fosse qualche micro disallineamento. Vediamo, non sta entrando. Perché vediamo sull'altro foro se entra, perché chiaramente, allora, mi sembra che non entri nemmeno qui, anzi no, qua è entrata, è solo che bisogna spingere parecchio e io non voglio mai spingere troppo, perché poi alla fine non so se si creano danni sulla struttura di sotto, ma oggettivamente no, quindi premo di più e inserisco la vite anche qua. Diamo un'ulteriore stretta anche alla prima, ok, perfetto. Dopodiché prendiamo l'altro pezzo, lo mettiamo in questo modo e lo spingiamo qua, cioè lo poggiamo qua, perché poi lo andiamo ad avvitare con una vite PS05 dall'altro lato. Quindi la vado a prendere e tenendo il pezzo in posizione nella parte interna lo possiamo avvitare. Vediamo un po' quanto è facile da raggiungere. Mi sembra sì, dovrebbe essere entrata. Vediamo un po', non lo so, no, neanche per niente non è entrata.
Perché non è entrata? Perché forse il pezzo è messo al contrario? Non lo so, bisogna un attimo. Eh sì, perché il pezzo è messo al contrario. Bisogna. Eppure questo mi sembra messo assolutamente come in foto. È messo come in foto, con questa parte rivolta verso l'alto. Ah, certo, perché poi infatti chiaramente questo va. Guardando il pezzo in questo modo qui, bisogna rivolgersi così. Ok. Eh sì, va messo in questo modo, cioè al contrario di come stavo mettendo prima, perché c'è una foto che è sbagliata, invece la seconda foto è corretta. Mettendolo così dovremmo, infatti, così si avvita. Ecco qua, così possiamo andare avanti. Con il numero 23 abbiamo la piastra posteriore e una piastra del cambio. Allora andiamo a vedere. Allora, intanto apriamo le viti, le TS02, le mettiamo qua sul tavolo. Verifichiamo, eccoci qua, in questa zona dobbiamo prendere. Allora, vediamo qual è il pezzo da mettere. Questo qui, perché mi sembra l'unico che non ha parti sporgenti. Lo mettiamo così. No, però non è questo. Vedete che qua c'è qualcosa che non va. Mi sembra. Non è molto chiaro. Perché siccome sono pezzi simili, le istruzioni in questo caso non sono chiarissime. Vabbè, ci sono io apposta che sbaglio per mostrarvi cosa non fare esattamente, che io i pezzi e le istruzioni le vedo in diretta mentre monto, non è che me le studio prima, e quindi chiaramente ci possono essere errori di comprensione. A questo punto prendiamo l'altro blocco. Uniamo il motore, la parte del cambio, così in questo modo, e sempre con altre due viti andiamo ad avvitare. Allora inseriamo la prima, la mettiamo così e portiamo a fine corsa. Ne prendo un'altra, perfetto, e la porto anche questa a fine corsa. A questo punto posso reggere il pezzo che tanto ormai è avvitato. Guardate come sta prendendo forma tra l'altro il nostro motore. Quindi a questo punto prendiamo questo pezzo e qui diciamo non ci sono dubbi, va per forza così perché diciamo che è piuttosto obbligato. Allora andiamo a prendere una vite, la portiamo qua. Vediamo, adesso dovrei essere in grado di. No, ho sbagliato vite. Questa era una avanzata da un montaggio precedente. Allora inseriamo una vite PS02, avvito la prima piastra e poi avvito anche la vite, la seconda vite sulla piastra. Guardate che bello che è il motore. Ovviamente anche questo numero è finito. Montiamo il carter dell'olio con il penultimo numero, quindi andiamo a prendere i pezzi necessari e le prime viti. Ci servono le P827, addirittura non sanno più come chiamarle queste viti. Andiamo a prendere i pezzi. Allora, innanzitutto già carichiamo, diciamo, una vite sul cacciavite, inseriamo il pezzo qua e lo andiamo ad avvitare. Mettiamo la prima vite qui. Queste sono super piccole, quindi mi raccomando, serve un cacciavite con una punta oggettivamente piccola. Ne prendiamo un'altra perché sono proprio super sottili le viti e super piccolo è anche, diciamo, l'imboccatura, come si chiama, dove c'è sopra la croce della vite. Quindi andiamo a prendere questo e facciamo la stessa cosa qui, da una parte qua e dall'altra qua. Perfetto, inseriamo questa. Ottimo, avvitiamo così, perfetto. Dopodiché preparo la bustina delle altre viti disponibili già e andiamo a vedere dove va montato questo pezzo, ovvero qui. Si mette in questo modo e lo dobbiamo avvitare con due viti. Andiamo a metterle subito, una qua. Queste sono ovviamente le viti PS02, si riconoscono perché sono oggettivamente più grandi e sono molto più maneggevoli, ovviamente. Quindi queste
questa si avvita facilmente così, e abbiamo completato anche questo numero. Andiamo a montare il blocco motore sul telaio, che è disponibile qui nell'ultimo numero. Allora, eccolo qua, guardate che bello, super grosso. Apriamo le viti disponibili e praticamente andiamo a fare semplicemente questo, cioè andiamo ad unire questi due buchi qua, ok, in questo modo, che avvitiamo con queste viti. Allora, ne prepariamo una e la montiamo in posizione. Queste sono le viti PS05, ne metto una qua, la prima la inserisco qui, arriviamo in fondo e poi avvitiamo l'ultima. Vediamo un po' se ci riesco con facilità anche qui, perfetto, e si arriva a fine corsa. Detto ciò, abbiamo completato tutto questo pacco. Oggettivamente è stato un pacco veloce, che però ci ha fatto andare avanti parecchio. Guardate che bello questo motore Lotus, ricco di dettagli, con cinghie, tubature e tutto quanto. Sono veramente soddisfatto del risultato e anche soprattutto della semplicità del montaggio. C'è stata una piccola incomprensione solo su questo pezzo qui, che lo stavo mettendo al contrario perché la prima foto lo metteva storto, ma insomma si vede subito che poi la vite non entra, quindi si risolve abbastanza in fretta. Detto ciò, per chi di voi la sta facendo, se avete problemi scrivetevi come al solito sempre qui sotto, così io, se posso, vi aiuto. Vi chiedo il solito pollice in su come sempre e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!